Il progetto del Joshua Trip nasce dall'unione di varie teste da varie parti d'Abruzzo, da parte con la grande passione per V2, quindi, che va oltre il nostro essere musicisti, quindi mettiamo la nostra tecnica e quello che ci piace di fare nella vita, e lo inseriamo all'interno di un repertorio che amiamo da sempre, con il quale siamo un po' cresciuti. Questo progetto adesso ci siamo tutti, loro sono 10 anni che lavorano su questo progetto per V2 e io li ho raggiunti da poco, da marzo, quindi abbiamo colto l'occasione per strutturare un repertorio vasto che va ovviamente oltre di Joshua Tree, ma quest'anno con il fatto che c'è stato già il trentennale, quindi la celebrazione del trentennale da parte degli U2, ci è sembrato carino proporre questo tipo di concerto spettacolo in ambienti un po' più importanti come l'auditorium, appunto, che faremo il 30 novembre. Abbiamo seguito in linea di massima quelle che erano gli arrangiamenti originali della band irlandese. Ovviamente poi ognuno di noi ha la sua peculiarità che va portare all'esecuzione del brano, speriamo di essere abbastanza originali, fedeli. Originali. Fedeli. È pericoloso proporre una cover band perché difficile. È difficile, perché comunque c'è tanta aspettativa sempre, specialmente su un repertorio come quello degli U2, dove ci sono delle cose, dei personaggi importanti, tipo da tutti e quattro per quanto mi riguarda, ma appunto dei suoni e una peculiarità della band abbastanza riconosciuta, quindi riuscire a ricreare quel tipo di sensazione almeno è già tanto, ma è andata molto bene. Abbiamo fatto tante date su Pescara, su Chieti, su Teramo, qualcuno anche qui all'Aquila, siamo soddisfatti. Ma abbastanza, siamo soddisfatti. Abbastanza, perfetto. Scimmiottare i personaggi, quindi non facciamo la riproduzione ad eccezione di qualcuno. Io direi che è più un atto quale era imposto il cappello, ma non fa niente. Vabbè, il cappello è proprio direi che principalmente è un atto di fede, anche se ci sono stati dei grossi, diciamo, esempi precedenti a The Joshua Tree. Da qua in poi probabilmente gli U2 mettono giù le basi per il repertorio che poi hanno portato avanti per anni. Cioè,
diciamo, Joshua Tree è stato il loro vaso di Pandora, vero, anche se molti per esempio preferiscono tutta la parte più post-punk degli U2, che anche a noi piace tantissimo, però era abbastanza un po' più, era una, diciamo, un repertorio un po' più forse acerbo. Invece qua probabilmente si crea proprio il passo che poi li ha portati in giro per tutti questi anni. Ma magari molte persone non si rendono nemmeno conto che il post-punk, come l'ho giustamente definito tu, proviene proprio da quella sperimentazione, da quell'impronta che loro hanno dato proprio con quei tipi di album lì, portato un'innovazione, una novità, certo. Quindi ogni album ha segnato un gradino, un preciso periodo storico. Io provengo dalla musica elettronica, quindi dammi Acton Baby, dammi Zoropa, un esperimento eccezionale live, e dammi pop. Questo non disdegna The Joshua Tree, certo. Fai Boy o tanti. Secondo me è una questione pure di ricordi, no? Per esempio io posso tranquillamente dire, per esempio, Rattle and Hum, perché forse, vabbè, vista la mia età, forse è stato il primo disco in cui mi sono, degli due veramente, in cui mi sono approcciato, nel senso che ho sentito poi con questo approccio live, che a me ovviamente piace tantissimo. Il film al cinema, ovviamente. E poi, sinceramente, un po' contro tendenza, sono anche molto legato a How to Dismantle an Atomic Bomb, perché in realtà fa parte, è il primo, concordo, è il primo disco di cui ho visto è stato il mio primo concerto live degli U2 nel 2005, quindi ho questo ricordo vivo di averli visti a San Siro, quindi quello è un album a cui tengo particolarmente. Ho scoperto e mi sono innamorato degli U2 quando malapena avevo cominciato a suonare la batteria, anzi no, ancora manco cominciato a suonare la batteria, e ho ascoltato il primo riff di batteria di Salvatore di Santo e è rimasto impresso. E poi con New Year's Day sono rimasto abbastanza affascinato da questo sound, anche se abbastanza semplice. E poi da lì ovviamente The Joshua Tree è stato l'album che mi ha fatto sognare più di tutti, anche come emozioni proprio, colori armonici. E ovviamente poi amo Rattle and Hum, Acton Baby è stato un album rivoluzionatissimo. E io sostanzialmente sono d'accordo con Paolo, e non posso non essere d'accordo più che altro perché per tanti motivi che dirò in maniera molto breve. The Joshua Tree su tutti, e a seguire Rattle and Hum, che in realtà è una sorta di documentario live e quant'altro, ma più che altro perché io lì ho cominciato a dare lo studio proprio su quello che è il sound di Edge, quindi sull'uso dei delay, utilizzo di delay, che poi lui da lì ha sperimentato, ha definito e ha portato all'estremo. Cioè per me quelli sono video didattici, non sono né video live, non sono degli album, sono proprio dei tutorial, quasi dei tutorial, esattamente. Senza tralasciare ovviamente la bellezza dell'album stesso, pezzi che ci sono. Vediamo il 30 novembre all'Auditorium del Parco all'Aquila per questo anniversario di Joshua Tree, vi aspettiamo numerosi, sarà un bello spettacolo.
con tantissime, con degli special guest che non possiamo non nominare, come Alberto Martinelli, il coro Alicanto, Raffaele Bonomo al violino, Giuseppe Signori con la chitarra acustica che farà dei brani con noi, e a cui che ringrazio per aver partecipato a questo progetto. E ci saranno tantissime sorprese e vi aspettiamo, perché ci teniamo tanto e sarà un bel concerto.